Salve, sono Francesca. Vi porterò a Piobbico, un paese nella zona appenninica pesarese a circa 40 km dalla costa. La famiglia Brancaleoni ha dominato queste contrade per ben 7 secoli. Il castello ne è la viva testimonianza e attorno a lui ruota tutta l'intensa attività culturale del paese: presentazioni, libri, concerti e il 26 dicembre la rappresentazione interessantissima del presepe vivente nel borgo medievale e nel castello. Anche il Palio della Pannocchia è un'interessante sfilata rinascimentale e ci ricorda i fasti di questo luogo. Anteas nasce a Piobico grazie a Sante, che purtroppo non è più con noi, e grazie a lui sono nati interessanti progetti quali Nonni a scuola e Libri viventi, con l'obiettivo di tramandare il patrimonio storico e culturale e le tradizioni di questo paese ai giovani studenti. Questi, assieme ai volontari, si cimentano nella costruzione di sedie e ceste di vimini, nella tessitura di tappeti con piccoli telai e assistono anche alla costruzione della carbonaia, tramandata dai boscaioli negli anni da cui si ricava carbone per la brace. Specialità del luogo è il polentone alla carbonara, denominato così in quanto unico nutrimento dei carbonai che vivevano nei boschi per mesi e mesi. Era condito con derivati di maiale o con olio e formaggi locali. Attualmente viene riproposto con un sugo particolare nella festa paesana della prima domenica di settembre, in cui viene eletto anche il presidente del Club dei Brutti, un'associazione nazionale riconosciuta a livello internazionale, nata proprio a Piobico nel 1868. Vi aspetto dunque per conoscere questo luogo e vedere insieme le bellezze e anche una fornace romana di 2500 anni fa, perfettamente conservata. I volontari Anteas inoltre collaborano con i giovani studenti nelle giornate di primavera FAI.